qualche considerazione. Immaginate due biglie elastiche che cadono su un tavolo rigido. Magari una è una sfera d'acciaio e l'altra è una sfera che è morbida ma è elastica, nel senso che non è non è permanentemente deformabile, cioè se voi la comprimete lui torna alla sua... Quindi in uno degli urti, toc, l'altro è... Uno è molto veloce, l'altro è rallentato, ma tutte e due le palle tornano all'altezza di partenza. Quindi sono entrambi urti elastici. Uno è molto breve, nell'intervallo di tempo avviene molto rapidamente, l'altro è più lento. Avete, per esempio, la palla che scende, si deforma e torna su. L'altro, tutto molto più velocemente, la deformazione elastica è molto più rapida. Stessa massa, partono dalla stessa altezza, quindi si sa, no, Galileo, che tutti i corpi lasciati alla stessa altezza arriveranno al tavolo assieme e quindi avranno la stessa velocità. Stessa massa, stessa velocità di impatto, sono entrambi urti elastici ideali, quindi tornano alla stessa altezza. Ma uno, l'interazione col tavolo è molto... L'altro è... Qual è quello che rischia di rompere il tavolo? Quello dove la forza media è più grande! La variazione di quantità di moto è la stessa, ma la variazione di quantità di moto è il prodotto della forza media per l'intervallo di tempo. Quindi quello che agisce poco per avere la stessa variazione di quantità di moto deve avere una grande forza media. È quella che richiede una grande forza media che potrebbe far cedere il tavolo, che non riesce a esercitarlo, si crepa, si rompe. Quindi è quello rapido che richiede una grande forza media nel tempo. Quello che è più lento richiede ha una forza media più piccola. È il disegno che ho fatto poco fa, dove uno era alto ma stretto e l'altro era basso ma ampio. Quella che richiederà una maggiore forza è quella che potrebbe rompere il tavolo, perché è il tavolo che deve dare la forza per cambiare la quantità di moto della palla, che sia una biglia d'acciaio o una palla che si deforma. Anche la biglia d'acciaio si deforma, però per la cosa dovete fermare ad altissima velocità, e solo quando avete una telecamera ad alta velocità che riuscite a vedere che anche la biglia d'acciaio si deforma e poi riprende la sua... No? Invece una bella cosa gommosa che deformate, la vedete voi che... Quindi, d'accordo? Pensate a queste cose qua. Questo non mi ricordo più perché l'ho disegnato, però vabbè, ogni reiterazione di cos'è la forza media nel tempo, è quel valore che vi darà l'area corretta per lo stesso durato del tempo. Allora, altro concetto. Ripasso di là, no? Avete scelto l'origine, scelto degli assi cartesiani, delle direzioni che vi piacciono tanto, avete il vettore posizione della particella, la particella è dotata di massa, quindi ormai cominciamo queste cose a avere un senso, cos'è la massa, come si misura, cos'è una velocità, è una derivata vettoriale, il vettore posizione, cos'è una derivata, è il limite di un rapporto incrementale. Quindi se questo legame c'è vale anche questo, è il teorema fondamentale dell'analisi che lega la derivata agli integrali, no? Poi abbiamo introdotto la quantità di moto, che è sì la velocità ma per la massa. La derivata del tempo della quantità di moto si chiama la forza. Quindi il teorema fondamentale dell'analisi, la variazione della quantità di moto è l'integrale nel tempo della forza. Abbiamo introdotto l'energia cinetica perché viene dagli urti delle biglie nel biliardo o nella culla di Newton, che in certi fenomeni c'è un'altra legge che sta agendo, si chiama la legge della conservazione dell'energia cinetica per gli urti elastici. L'energia cinetica si definisce così, vedremo poi più avanti qualcosina in più su perché c'è l'un mezzo, però con questa definizione potete dire con il linguaggio degli integrali il legame che c'è tra l'energia cinetica
e la sua derivata, perché qua ho mancato, manca il pezzo, eccolo qua, scusatemi, non l'ho scritto, che la derivata di k rispetto al tempo è uguale a f prodotto scalare v. L'abbiamo fatto stamattina, no? Sì? Ok, quindi mi ero dimenticato di scriverlo. Questa è la definizione di cos'è k, e quindi con k la derivata rispetto al tempo è questo, e quindi avendo scritto questo scriviamo questo. Un'altra grandezza, guardate il grafico rapidamente, vettore posizione e il vettore p. L, che nel mio corso è il momento della quantità di moto, il momento della quantità di moto, momento della quantità di moto, per definizione è R vettore P, prodotto vettore P. Quindi, di nuovo, è un ripasso, dovreste essere in grado di essere pronti a subirlo o sostenerlo. Cos'è il prodotto vettore? Per esempio, il prodotto vettore, guardate qua, il prodotto vettore è un prodotto speciale. Questo è il primo fattore, questo è il secondo. Noi andiamo da sinistra verso destra. Questo è il primo, questo è il secondo. Prima cosa da ricordare, chi è il primo e chi è il secondo. Seconda cosa, questi due fattori individuano un piano. Se sono storti. Se non sono storti, se sono paralleli o antiparalleli, quel cazzo individuano un piano. Per individuare un piano devono essere storti. Quindi, questo sarà diverso da zero, vettore nullo, solo se questi sono storti. Seconda cosa da ricordare. Terza cosa, questo vettore è perpendicolare al piano individuato dai due fattori. Allora, in questo disegno, il fattore R, il primo fattore è questo, e il secondo fattore è P. Individuano un piano? Sono storti? Sì. Qual è il piano? La lavagna. L è perpendicolare alla lavagna. Quarto punto, qual è la direzione di L? Uscente o entrante? Lascio a voi rispondere, qualcuno. Due approcci, uno teutonico, l'altro giamaicano. Teutonico, questo è il dito indice, medio, pollice. Indice, mano destra si intende. Indice, medio, pollice, entra. Giamaicano. Dovete far ruotare la R sulla P. Entra. Ok? Quindi L sta entrando. È chiaro che se la traiettoria faceva così, guardate. E io vi chiedo qual è il momento a quantità di moto in quel punto, qual è la direzione di L? Allora, R adesso è questo punto. La velocità è la P, quindi la P è questa. È un altro punto, no? È un istante successivo. Qual è la direzione di L? Teutonicamente R esce. O giamaicanamente, questo è R, la fate ruotare sulla P. Quindi vedete che qui la L entrava, qui la L usciva. Quindi è evidente che se questo cambia del tempo, la particella si muove. Se questo cambia del tempo e agisce una forza, questo cambierà del tempo. Addirittura tra questo istante, tra quando è qua e quando è qua, la L addirittura ha cambiato direzione, da entrante è diventato uscente. Quindi in generale la L cambierà nel tempo. E quando avete qualcosa che vale del tempo, cosa volete fare? Volete fare la derivata di L rispetto al tempo? Vero signorina? Ogni signorina si chiederà, quale signorina? Lei che guarda fuori l'espressione così, la tengo d'occhio, sai? Olio. Avete presente il film di Mi presento i miei? Sì. Dove... Cos'è che fa? Spangolo. Adesso io sto per fare dei passaggi formali.
che per fortuna vostra sono facili da ricordare. Shh. Ma voglio che voi siete responsabili di questi passaggi, dovete verificarli. Ovviamente voi dovete chiedere a voi stessi, cosa vuol dire verificare? Allora, guardate, questo è un prodotto, ma è un prodotto speciale, è un prodotto vettore. Quindi, per fortuna vostra, fare la derivata di un prodotto vettore di due funzioni, due vettori, è facile. Perché? Cosa recita il teorema che conoscete bene da analisi e forse anche dal liceo superiore? Dal liceo? Che la derivata di un prodotto di funzioni è la derivata della prima per la seconda non derivata più la derivata della prima non derivata la, più la prima non derivata per la derivata della seconda. L'ho detto giusto? Quindi formalmente voi potete fare la stessa cosa, ma dovete convincervi che quello che sto per fare è corretto. Chi vi dice che è giusto questo? Verificatelo in base a quello che sapete del prodotto a vettore. Quindi, cos'è R vettore P? Sarà questo oggetto qui, no? Ux, Uy, Uz. Quindi avete X, Y, Z, Px, Py, Pz. Quindi uno qualsiasi di queste componenti. Cos'è? Veloce! Col pendice x non dovete usare il pendice x, giusto? Se volete la componente x non dovete usare il pendice x, dovete usare il pendice y e z, prima cosa. Ci sarà y per pz e poi z per py. Ma quale dei due ha il segno più e uno ha il segno opposto? Allora cosa fate? Mentalmente vi concentrate su questo signore qua. Mentalmente cancellate la riga, mentalmente cancellate la colonna e ecco che avete una matrice di 2 e dovete calcolare il determinante di questo moltiplicato però per meno 1 alla i più j. Guarda, questa è la prima riga, la prima colonna, meno 1 alla 1 più 1 fa meno 1 alla 2 che è più 1 e quindi la componente x di questa popò di roba. E cos'è sta roba? Questa è L per definizione, quindi quello che vi sto chiedendo di scrivere è Lx. E questo sarà y p di z meno z p di y. E qualcuno vi chiede qual è la derivata di questo cazzo di affare? Perché questo in generale dipende dal tempo e voi dovete fare la derivata di questo. Ma questo sì è una derivata ordinaria, non ha nulla di speciale, perché y e pz sono variabili ordinarie del tempo. Ok? E dovete con infinita pazienza verificare quello che sto per scrivere. Quindi voi dovete andare avanti con conti e dovete verificare la seguente cosa. Che questo è uguale alla derivata del primo prodotto vettore il secondo non derivato più il primo non derivato per il derivato del secondo. Ma che tipo di per qua? È un per prodotto vettore, si intende, quindi il primo non derivato per il secondo derivato. E la cosa importante è dovete ricordare, tercicollo, che il prodotto vettore è anticommutativo. Dovete ricordare che B prodotto A è uguale a meno A prodotto B. È importante chi è il primo e chi è il secondo. Ok? Quindi, quando voi usate formalmente questo teorema, che la derivata del prodotto è uguale al la derivata del primo per il secondo non derivato più il primo non derivato per il secondo derivato, dovete tenere le posizioni. Chi è il primo? È R. Questo è il primo. Questo è il secondo. Guardate come quello che riguarda R è a sinistra. Quello che riguarda P, che è il secondo, è a destra. Non dovete scambiare. Non è la stessa cosa che scrivere questo. Non è la stessa cosa. Perché questo e questo sono diversi per un segno meno. Dovete tenere la R a destra e la P a sinistra. Non dovete, dovete stare attenti all'ordine. Però, a parte questa piccola cosa,
il teorema, l'enunciato, si recita esattamente come uno reciterebbe il teorema di analisi della derivata del prodotto delle funzioni. Solo che questo è un prodotto vettore, ma dovete convincermi che questo è vero. Fatelo esplicitamente il conto. Fatelo esplicitamente, dovete fare, questa è una funzione ordinaria del tempo, questa è una funzione ordinaria del tempo, questa è una funzione ordinaria del tempo, questa è una funzione ordinaria del tempo. Applicate il teorema che conoscete bene, sviluppatelo e convincetevi che la componente x di questo dovete verificare che questo sia uguale a sta roba qua, cioè la componente di x di questo più la componente di x di quello. Fatelo, perché lo potrei chiedere a un orale o uno scritto è verificato. Va bene, adesso prendiamo questo e chiediamo chi sono i pezzi. Chi è questo? Chi è questo qua? Questo è il vettore velocità. Chi è questo? Signorine, la forza. Quindi stiamo scrivendo che questo è uguale a V prodotto vettore P più R prodotto vettore F. Adesso qualcuno mi faccia tornare l'ottimismo dell'insegnamento. Quanto vale quello? Signorine, quanto vale quella roba là nel riquadro? Guarda, lo declami tanto. È il prodotto vettore V prodotto vettore P. Che proprietà ha il prodotto vettore? Ripasso. È un vettore che è perpendicolare al piano individuato dai due fattori. Allora, lei si deve chiedere, questi due fattori individuano un piano? V e P individuano un piano? Perché no? Perché sono? Sono paralleli. In fondo P è M volte V. Quindi, la freccia bianca e la freccia blu, essendo paralleli, non individuano un piano, non sono storti. E quindi, questo quanto vale? No? Fochino. Il vettore nullo. Questo è il vettore nullo. È 0 direzione X, 0 direzione Y, 0 direzione Z. D'altronde, voi potevate convincervi di questo anche facendo così, come l'ho fatto dall'altro gruppo. Questo è V prodotto vettore MV. Questo M potete portarlo qui e quindi diventa MV prodotto vettore V. Ed ecco che si vede che questo è il vettore nullo, senza tante pippe. Però io vi chiedo, come ho chiesto all'altro gruppo, convincetevi che questo è possibile. Convincetevi che questo M può essere portato fuori. Cioè, se voi avete un vettore A e un altro vettore B e poi introducete un altro vettore che è B', che è uguale a una certa costante di B, cioè B moltiplicato per una costante, convincetevi che questo, che è U di X, U di Y, U di Z, che è il primo fattore è A, quindi qua ho A, X, A, Y, A, Z. Chi è questo? È B' che è K volte per B. Quindi ho KBX, KBY, KBZ. Convincetevi che questo K può essere portato fuori dal determinante. E se è qua. Ok? Convincetevi di questo. Cioè, questi sono passaggi formali, ma devono essere verificati. Cioè, io magari vi sto raccontando un sacco di stronzate. Come fate a sapere che io dico la verità? Convincetevi. Questa è la differenza tra uno studente che impara a memoria e uno che dice, ma questo quindi è il vettore nullo, E questo qui è RF. Quindi abbiamo appena ottenuto una cosa importante. Cancello un po' passaggi sul banale.
è la classica domanda che faccio per il 18, cioè lo studente che sta lottando per la sopravvivenza, e gli chiedo qual è la definizione di L e qual è la derivata di L rispetto al tempo. E lui, per superare, deve riuscire ad arrivare a questo enunciato, a dimostrarlo. Questa roba qua, attenzione, allora, questo è il vettore R. Evidentemente, sul punto materiale, il punto è qua. C'è una forza che sta agendo. La forza sta agendo qui. Ok, immaginate che la forza sia in questa direzione. Questa è il disegno con colore diverso, là, il blu e la quantità. No. Ok, questa è la forza. C'è una forza che sta agendo, infatti sta facendo variare la P. In questo istante puntava di là, in un istante successivo punta di qua, quindi la P sta cambiando. Sta agendo la forza. Dove agisce la forza? Sulla particella! Quindi, guardate, questo è R, il vettore posizione della particella, un prodotto vettore, la forza che agisce sulla particella. Questa cosa qua, voi meccanici, ha un nome e si chiama il momento torcente della forza. Rispetto all'origine, si indica con la lettera tau, e la scrivo così, momento torcente di F rispetto all'origine O. Notate, rispetto all'origine. Da cosa si capisce che è rispetto all'origine? Perché c'è il vettore R, che è il vettore che va dall'origine al punto dove è applicata la forza. Quindi la forza è applicata qua. Questo è il vettore che va dall'origine al punto di applicazione della forza. Quindi, se avete una forza che agisce in un punto e vi chiedete qual è il momento torcente di questa forza che è applicata qua rispetto a questo punto, quindi avete una forza che è applicata qua, trac, eccola qua, questa è la forza. E questo è un punto, e qualcuno vi chiede qual è il momento torcente di questa forza applicata qua rispetto a questo punto, voi cosa dovete fare? Questo è il punto che vi interessa, dovete disegnare il vettore posizione che va dal punto al punto di applicazione e fare il prodotto vettore di questi due. Quello vi darà il momento torcente. Domanda! Qual è la direzione di tau in questo caso qua? Allora, è un prodotto vettore. Tau, che cazzo è? Tau è R prodotto F. È un prodotto vettore. Tau sarà diverso da zero se R e F sono storti. Sono storti? Se tau sarà perpendicolare al piano individuato da RF. Qual è il piano? La lavagna. Qual è il verso di tau? Esce dalla lavagna o entra dalla lavagna? Entra. Se questo è R, la fate ruotare così, entra. Indice medio, entra. Ok? Dovete capire bene come funziona. Questo è un ripasso del prodotto vettore, oltre ad essere un'introduzione di concetti nuovi. Ok? Molto importante. Shh. Per esempio, questo è l'esempio che ho fatto allo studente, ma forse l'ho anche già fatto. Questa è la testa di una persona. Questo è il naso. Questo è un orecchio, questo è un altro orecchio. Io applico una forza qua e applico una forza qua, uguale, con due forze uguali, F e F. Anzi, questo qua, questo lo chiamo F1 e questo è F2, che è esattamente uguale ma contrario a F1. Ok, F1 va di là, F2 va di là, ma i moduli sono uguali. D'accordo? Allora, supponiamo che il centro di massa della testa della persona sia qua. Ha una testa omogenea, più o meno coincide con il centro geometrico, qualcosa del genere. Quando le due forze sono applicate là, cosa fa il centro di massa? Cosa fa la testa? Mettiamola così.
Allora, cosa fa la testa? La stiamo scomponendo in due tipi di problemi. Cosa fa il centro di massa e cosa fa la testa attorno al centro di massa? Cosa fa il centro di massa? È data da questa equazione qua, cioè il centro di massa si comporta come una particella dotata di massa, massa della testa, ed è soggetta alle forze esterne. Ma cosa si intende per la forza esterna? Beh, questa è una forza esterna, questa è la forza esterna. Certo, sono applicati in punti diversi, eh? Cosa fa il centro di massa? Se il centro di massa inizialmente è inquiete, secondo voi cosa fa il centro di massa? Rimane inquiete. Perché? Perché la forza esterna è data dalla somma di questo e questo. Certo che sono applicati in punti diversi, ma questo teorema qua ci suggerisce di pensare al centro di massa come una particella e di disegnare le forze esterne qua. Quindi una è così, l'altra è così. Sono uguali, quindi la forza esterna è nullo e il centro di massa non accelera. Ma è evidente che la testa dello studente, il centro di massa magari non fa nulla, ma la testa dello studente qualcosa fa, gira attorno al centro di massa, gli spezzo il collo, trac, il centro del collo non si muove, ma la testa attorno a quel centro, certo che gira, ok? Quindi per esempio se io chiamo questo l'origine, se questo è il punto rispetto al quale io voglio che voi calcoliate il momento a torcente, rispetto a quale punto? Se questo è il punto rispetto al quale voglio che voi calcoliate il momento a torcente, qual è la direzione del momento a torcente di questa forza e qual è il momento, la direzione del momento a torcente di questa forza? Dai, di questa qua prima, di F1. Uscente. È uscente, perché il vettore posizione va dall'origine al punto e voi dovete fare il prodotto vettore di questa freccia e di quella, ecco che esce. Qual è la direzione del momento torcente di F2? Cioè questa forza. Allora dovete fare il prodotto vettore tra questa freccia, tra questa, ed esce. Il momento torcente di questo esce, il momento torcente di questo esce. Ok? Allora, voglio molto rapidamente fare due teoremi che chiedo all'orale. Perché il punto su cui sto cercando di arrivare è questa storia che io voglio descrivere il moto di un corpo come due problemi, il moto del centro di massa e il moto attorno al centro di massa. Questa è l'idea che sto cercando di fare entrare nella vostra testa. Allora, prima, la prima che faccio, visto che stiamo parlando della quantità di momento alla quantità di moto, faccio questa qua, perché è il concetto più fresco nella vostra testa. Queste cose le capiremo più le usiamo, ma prima devo gettare le basi teoriche. Questo è un sistema, ecco la particella 1, ecco la particella 2. È il nostro sistema. Immaginate che questo sia un'origine, questo se volete, tanto per fare il disegno, l'asse X, l'asse Y, tanto non useremo la scomposizione cartesiana, ma tanto per fissare la vostra idea, la vostra testa. E immaginate che questo sistema di riferimento sia solidale con la lavagna. Ok? D'accordo? Quindi la particella 1 rispetto a questa origine si trova in questa posizione, la particella 2 si trova in questa posizione, oggi disegno abbastanza dritto, sorprendentemente. Queste due particelle hanno masse, M1 e M2. Le masse sono valori arbitrari, attraverso uguali, uno più massiccio dell'altro. Da qualche parte è un sistema semplice, fatto solo due particelle, ma quello che sto per fare è generalizzabile con un disegno con 3, 4, n particelle. Questo è il sistema di riferimento solidale alla lavagna e la chiamiamo, se volete, il sistema del laboratorio. Ok? Che sta guardando questo sistema muoversi. Questa particella qua avrà una certa velocità, se volete una certa quantità di moto. Questa particella avrà una certa quantità di moto. Ok? Una certa massa, M2 per V2, questo è M1 per V1. Quindi la particella 1 sta seguendo una certa traiettoria, ovviamente questo deve essere tangente,
cosa del genere, la particella 2 sta seguendo un'altra traiettoria, magari la facciamo, che so, una cosa del genere, ok? Stanno seguendo le loro traiettorie, e questa è la qualità di moto, è tangente, stanno muovendosi e io sto guardando dal laboratorio. Qual è il momento della qualità di moto del sistema? Definizione naturale, indovinate cosa sarà? Rispetto al laboratorio si intende, quindi facciamo così, mettiamo S qua su e mettiamo lab qua giù, d'accordo? Rispetto alla lavagna, il momento della qualità di moto del sistema, definizione molto naturale, è la somma dei momenti della qualità di moto delle particelle che compongono il sistema. Definizione semplice, la scrivo per te in maniera diciamo astratta così, che è la notazione che ho usata, e in questo esercizio cos'è? Lab è uguale a L1 più L2, d'accordo? Cioè, se facciamo così, L di una particella, che per definizione è R vettor T, io la posso scrivere anche così, ok? Ho portato la M di qua fuori. Di nuovo convincetevi che è un passaggio, sembra un passaggio banale, ma convincetevi così. Quindi voglio usare questa notazione qua. Ho messo in evidenza la M. Quindi scrivo, il momento di qualità di moto della particella 1 è M1R1 vettore V1. Quindi, siccome sto usando esplicitamente la velocità, allora queste sono le velocità, va bene? Quindi L1 e M1 per il prodotto vettore di R1 per V1, e in questo caso un vettore entrante, questo sarà entrante e sarà entrante anche quest'altro, che è esplicitamente per come l'ho disegnato, D'accordo? Definizione molto naturale. Adesso da qualche parte tra 1 e 2 cancello un po', perché sennò tutti questi cose complicano la vista, faccio prima a cancellare tutto. Questo è la 1, questo è la 2, questo è la R1, questo è la R2. Da qualche parte c'è il centro di massa. Vedete, è un ripasso continuo, no? Questo è lo studente. Ogni cosa deve essere un'opportunità di cos'è? Cos'è? Da dove viene? Da dove viene? E uno facendo così crea una specie di rete di idee, tipo la rete di internet. Tutti i concetti sono collegati tra di loro e una cosa rimanda un'altra. E a quel punto uno ha dominato la materia e è pronto per l'esame. Da qualche parte c'è il centro di massa. Siccome sono solo due particelle, è da qualche parte sulla retta che congiunge. Supponiamo che sia qui. Di nuovo, se lo disegno là, cosa sto dicendo? Che la particella 2 ha massa superiore. E potrei chiedermi qual è esattamente il rapporto di massa. Allora uno cosa fa? Misura i rapporti delle distanze, eccetera. Quindi il vettore posizione del centro di massa è questo signore qua. Questo lo chiamiamo RCM. Ok? Adesso, guardate, questo è un ripasso di cosa diavolo sono i vettori posizione. R1, chi è? È il vettore spostamento netto. Cosa sono i vettori di posizione? Sono i vettori di spostamento netto dall'origine a un punto che mi interessa. R1 è il vettore spostamento netto che va da qua a qua. Ma io posso andare da qua a qua sia in volo diretto o facendo tappa qua. E poi chiudendo. Quindi individuo questo vettore qui, che chiamerò R1' e dico che R1 è uguale a RCM più R1'. Cioè sto andando da qua a qua facendo tappa a RCM e poi andandoci. Analogamente io posso andare dall'origine a 2 facendo tappa qui e poi facendo quest'ultimo spostamento che chiamerò così, e quindi R2 è RCM più R2'. Quindi cos'è R1'?
Che diavolo è R1 prima? Ovviamente, per come possiamo pensare a questo disegno, R1 prima è questo vettore che va da qua a qua. Io posso andare da qua a qua, andando a ritroso e poi facendo così, giusto? Stiamo ripassando cosa diavolo sono i vettori di spostamento. Però voi potete dire anche che R1', lo dico a parole, è il vettore posizione di 1 rispetto al CM. Cioè R1' è il vettore posizione del punto 1 rispetto al CM. Perché cos'è un vettore posizione? È il vettore spostamento da A. E quindi questo è il vettore che va da qua a qua. D'accordo? Analogamente questo cos'è? È la posizione della 2 rispetto al centro di massa. Quindi questa notazione, io intendo, è la posizione di 1 rispetto al CM. Notate la notazione, è l'unica che mi è venuta in mente, D'accordo? Ma adesso fate la derivata di questo. Se io voglio sapere, guardate, prendiamo questa e ci faccio la derivata perché voglio la velocità. Cos'è la velocità della 1? La velocità della 1 è la derivata di questo rispetto al tempo. Ma questo è uguale a questo più questo. Quindi la derivata di questo rispetto al tempo più la derivata di questo rispetto al tempo. Quindi questa derivata di questo è quello che avevamo chiamato VCM. Salute. La derivata di questo la scrivo così, V1'. E qual è il significato di V1'? Qualcuno? Formalmente è questo. Cos'è a parole? Questo è il vettore velocità di 1 rispetto a cosa? Al CM. Quindi questa è la velocità rispetto al laboratorio. Questa è la velocità rispetto al centro di massa. E questa è la velocità del centro di massa. Questa formula è quella che è per l'appunto la somma della velocità di Newton, no? Se voi lanciate una lattina rispetto al treno a 1 metro al secondo e il treno sta andando a 100 km all'ora, la velocità della lattina rispetto alla pensilina è la somma vettoriale della velocità. Questa, se volete, è la somma delle velocità per Galileo e Newton. Non vale per le velocità relativistiche, per Einstein, ma per Newton sì. D'accordo? Quindi, avete capito cosa ho fatto? È come se io pensassi al centro di massa come una nuova origine. E di nuovo, rispetto a quel punto, guardo le posizioni delle particelle e misuro le loro velocità. Cioè faccio la cinematica rispetto a questo punto. Quindi ho il laboratorio e ho il centro di massa. Quindi cosa farò? Prenderò questa e prenderò questa e ovviamente i loro omologhi, cioè quello con la 2, la 2 è qua, R2 uguale RCM più R2'. E avrò anche V2, la scrivo, V2 uguale a VCM più V2', cioè la velocità della 2 rispetto al centro di massa. Prenderò questa e li sbatto qui e qui e prenderò questa e li sbatto qui e qui. Questo è il programma. Quindi, con molta pazienza, rotoliamo le maniche e cominciamo a scrivere. È un teorema molto semplice, il risultato è bello, è molto allusivo. Molto suggestivo la parola giusta. È facile, è una classica domanda d'orale, perché di un orale di punti medi, non la lotta per la sopravvivenza. Diciamo, questa domanda che fa la differenza tra chi può aspirare a voti alti e chi rimane a voto basso. Ma la dimostrazione facile dovrebbe essere portata di tutti. Come vedete è un ripasso di tanta fisica, di tanta cinematica. Cos'è un vettore posizione, cos'è una velocità, la legge della somma delle velocità di Galileo e Newton, trasformazioni di sistemi di riferimento, tante belle cose. Quindi, attenzione a cosa farò.
M1, R1 adesso cos'è R1? È RCM più R1', cioè la posizione rispetto al centro di massa, che moltiplica vettorialmente la velocità rispetto al laboratorio, che sarà la velocità del centro di massa più la velocità della particella 1, non più rispetto al, al laboratorio, ma rispetto al centro di massa. Ok? Più? Anzi, sì dai, scriviamo qua, che è questo qui, un po' di pazienza, M2, quindi RCM, passo per il centro di massa, faccio tappa al centro di massa e poi vado alla particella. Per la velocità del centro di massa, se volete del treno, più la velocità della latina rispetto al treno. D'accordo? Adesso, passaggi formali, che voi dovete convincervi che siano leciti. Vedete che qua ho un prodotto, quindi farò questo per questo, è un per di questo tipo però, farò questo per questo, più questo per questo, più questo per questo, più questo per questo. Quindi questo primo pezzo, che compete la particella 1, mi darà 4 termini. Questo che compete la particella 2 mi darà 4 termini. Se il sistema avesse avuto una terza particella, il centro di massa sarebbe stato diversamente, ma avrei fatto la stessa cosa, avrei avuto più M3 R3 per V3 e avrei avuto dei pezzi, altri 4 addendi, con i pedici 3. Ogni particella porta 4 addendi che hanno la stessa forma. In tutti quanti c'è RCM, VCM, RCM, VCM. Poi c'ho i pedici 1, 1, 1, 1, particella 1, 2, 2, 2, 2, particella 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, n, n, n. La dimostrazione è generabile per n particelle, non è vera solo per 2. Dovreste essere in grado di farlo con la notazione sommatoriale, no? Quindi della prima particella scriverò 4 addendi così, poi farò più e scriverò gli addendi della seconda particella sotto, e se avessi avuto la terza particella avrei scritto i 4 addendi della terza sotto. Capito? Prima particella, seconda particella, terza particella. È una dimostrazione semplice, è questione di un po' di ordine mentale. Quindi, ovviamente qua avrò M1, poi ho questo per questo, è un per di questo tipo, quindi ho M1, RCM, prodotto VCM. Questo è questo per questo, ovviamente faccio già qua. Poi, M1, poi faccio questo per questo. Quindi, dove sono? Aiutatemi a non perdermi. La prima riga è la più difficile. Poi la riga della seconda particella è banale, perché devo solo cancellare le pedici 1 e farle diventare 2. La prima riga è quella che bisogna fare con calma. Quindi ho fatto questo per questo, adesso sto facendo questo per questo, quindi V1', d'accordo? Adesso faccio questo per questo, sempre con la M1 davanti, quindi ho R1' che moltiplica VCM, quindi ho fatto questo per questo, adesso faccio questo per questo, sempre con la M1 davanti, quindi R1' prodotto V1'. Più! E andrò a capo per quanto concerne la particella 2, questa è la prima riga, controlliamola assieme. Potrei aver sbagliato. C'è M1 dappertutto? Sì. Questo è questo per questo, d'accordo. Questo è questo per questo, d'accordo. Poi faccio questo per questo, d'accordo. E quello per quello. Ho fatto giusto. D'accordo? Adesso passiamo alla seconda particella. Cioè passiamo a questo signore qua. Cosa faccio? Tutti i pedici con la 1 diventano con la 2, quindi non devo neanche più guardare qua su, mi limito a guardare qua, questo diventa M2, qua non ci sono più pedici, quindi devo riscrivere tale quale, qua c'ho la 1 che diventa quindi M2, qua non c'è nessun pedice, rimane tale quale, qua c'è la 1 quindi diventa 2, qua c'è la 1 diventa 2, qua c'è la 1 diventa 2, è un apice questo. Qua non c'è un pedice, quindi rimane tale quale. Vedete il gioco? M2, R2', primo per...
E se ci fossero altre particelle sarebbe male. Adesso, guardate, qua, anzi, facciamo, non lo voglio scrivere, ma deve essere importante, come se ci fosse stata la terza particella, è chiaro a tutti? Avrei avuto M3 per RCM VCM, avrei avuto M3 RCM V3', avrei avuto M3 R3' per VCM, più M3 R3' per V3'. Chiaro? Ok. Li ho scritti così, perché guardateli. Questo e questo, cosa hanno in comune? Questo è una somma, no? Questo più questo più questo più questo più, questo più questo più questo più più. Ma guardate queste qua, che sono, li ho scritte come una incolonnati. Cosa hanno in comune? Hanno in comune RCM e VCM. Quindi posso mettere in evidenza, non vi pare? Questo e questo possono essere associati assieme, proprietà associativa dei vettori. E quindi, questi sono tutti vettori, no? Quindi ho M1 più M2 RCM vettore VCM. Quindi ho messo insieme questi due qua. E magari è meglio farlo in rosso. E questo qua è il loro risultato, eh? Attenzione, questo è uguale. Non solo due particelle, c'è un segno uguale qua. E quindi questo è il rosso, è l'aver associato quei due addendi assieme. Guardate qua, cosa hanno in comune questi qua? Magari in blu. Hanno in comune RCM. Questo M1 lo porto ad associare a lui. Cosa che voi dovete verificare che è possibile fare. Cioè che questo M1 lo posso spostare e scriverlo qua. Questo M2 lo posso scrivere qui. Quindi in blu ho RCM, prodotto vettore, la somma di M1 V1' più M2 V2'. Quindi questo è in blu. Guardate qua, cosa hanno in comune questi qua? Il colore giallo, c'ho il giallo? Ormai il giallo è coperto da polvere bianca, quindi non... Ecco qua. Cosa hanno in comune? Il VCM. Questo è il giallo. Che bello il gesso colorato. Più questi qua. Che quello che hanno in comune non sono i pedici, ma sono gli apici. Quindi questo M lo porto a... beh, lo possiamo anche lasciare, vedete? In fondo questo cos'è? Potrei mettere M1 qui, quindi questo diventerebbe P1' e questo sarebbe P2', potrei lasciarle così. Mettiamoli insieme comunque con colore in bianco, visto che ho finito i colori. Quindi questo qua e questo qua li riscrivo tale e quale, però associati assieme, quindi con una bella parentesi. M1 R1' V1' più M2 R2'. V2'. E questi qua li metto con una bella parentesi, perché sono associati assieme. Allora, cominciamo. Questo cos'è? M1 più M2. Cos'è M1 più M2? È la massa del sistema. Quindi questo qua è la massa del sistema. Questo qua cos'è? Guardatela, pensateci. Quella è il momento, lo dico a parole, vediamo se lo riconoscete. Guardate come ci sono gli apici dappertutto. È R1', V1'. R1' cos'è? È la posizione della particella 1 rispetto al centro di massa. E questa è la velocità della particella 1 rispetto al centro di massa.
Se volete, associando la M1 a qua, questo sarebbe la quantità di moto della particella 1 con l'apice rispetto al centro di massa. E questo sarebbe la posizione della particella 2 rispetto al centro di massa per la quantità di moto della particella 2 apice con rispetto al centro di massa. Cioè questa qua, che scrivo addirittura in grassetto, è il momento di quantità di moto del sistema rispetto al centro di massa, perché ha la stessa espressione di questo, solo con gli apici. Questo è il momento di quantità di moto rispetto al laboratorio. Quella là c'ha gli apici qui, 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 quindi è il momento di quantità di moto rispetto al centro di massa. Quindi possiamo scrivere questo risultato in questo modo, visto che non ho spazio là. Qua ho cancellato per l'hub sistema, che il momento a quantità di moto rispetto al laboratorio del sistema può essere scritto come la massa del sistema per la posizione del centro di massa per la velocità del centro di massa più, scrivo subito questo e la scriverò così, il momento della quantità di moto del sistema, ma non rispetto al laboratorio, rispetto alla lavagna, ma rispetto al centro di massa, più il pezzo blu e il pezzo giallo. Quindi che non li scrivo, ma mi limito a scrivere, a fare dei rettangoli, va bene? Sono stufo di scrivere. Quello blu e quello, che colore è? Giallo. Ok? Adesso, il passaggio finale di questo teorema molto semplice, che in realtà sono solo dei passaggi che sono un ripasso della notazione, quindi io lo faccio e lo pretendo perché è un modo per obbligarvi a padroneggiare cos'è appunto questa notazione. Questa cosa blu, adesso vi dimostrerò che è il vettore nullo, e come vettore nullo anche il vettore, anche il pezzo giallo. Cioè che questa roba qua in realtà vale 0 e questo vale 0. Ok, facciamo 10 minuti di pausa.